Kiros, produzione abbigliamento in pelle per le migliori grip, Armani collezione uomo, Moncler, Kenzo, Duvetica e molti altri. Kiros è il principale sostenitore della Fossaltese Calcio. Kiros, via del lavoro 4, Fossalta di Porto Gruaro. Il tuo veicolo industriale lo puoi trovare da GP Auto a Villotta di Chioms. GP Auto è l'azienda dinamica e giovane dove puoi trovare veicoli industriali di ogni genere, auto d'epoca ed occasione. Per il tuo veicolo prima passa da GP Auto, uscita a 28 a Villotta di Chioms, Pordenone. GP Auto, telefono 0434 630 560. Prima passa da GP Auto. CMC Venezia, personalizzazione e abbigliamento sportivo, abbigliamento promozionale, trofei per premiazioni, in via Alessandro Volta a Torre di Mosto, telefono 0421 3125 08, abbigliamento sportivo personalizzato CMC Venezia, sponsor Smackdown Le Basket. Vito Corvetta presenta Concord Auto a Concordia Sagittaria. Carrozzeria, servizio e riparazione cristalli, noleggio auto e pulmini. Concord Auto. Per qualsiasi problema, contattaci. Concord Auto è in via Fratelli Cervi 27 a Concordia Sagittaria. Telefono 0421 70 36 63. Assinvest, da sempre al vostro fianco. Assinvest, consulenze aziendali, promotori finanziari e previdenziali, addetti al settore assicurazioni, consulenze rischi a persone, servizio e consulenza sinistri. Assinvest, agente generale Leonardo Moretto. Assinvest è presente nel territorio portoguarese e limitrofo da quasi 40 anni. Diciamo che la nostra attività principale è quella nel segmento assicurativo e poi si è allargato anche all'attività finanziaria. Assinvest, in via Vivaldi 3 a Porto Gruaro, telefono 0421 27 32 58. Bentrovati gentili telespettatori a Pressing 24, il calcio del Veneto orientale. L'ottava giornata di campionato ha visto acque molto agitate nel campionato di promozione in casa del Porto Gruaro. Il pareggio colto con la Vazzolese, venuto pure ad interrompere una serie negativa di 5 sconfitte consecutive, non è servito a mister Pino Rauso per salvare la sua già traballante panchina. È stato sollevato dal suo incarico già poche ore dopo la partita. Al suo posto è stato chiamato Sandro Gallina, già tecnico del Favaro nella passata stagione, il quale si avvarrà della collaborazione in qualità di vice allenatore di Massimo Marzola. Martedì scorso è stato il giorno della presentazione nella sede di Via Stadio. Sentiamo le prime dichiarazioni del nuovo tecnico del Porto Gruaro. Sono venuto qui a Porto Gruaro accettando così il richiamo del presidente qui, del direttore sportivo Roberto, per cercare appunto di cambiare una situazione che in questo momento è abbastanza difficile. Però dai, c'è la volontà, c'è la voglia da parte mia di portare su questa società che merita come passato, come tutto, in senso positivo. Ecco. Per cui lavoreremo sodo, lavoreremo con questo gruppo, ok? E per cui cercheremo di dare delle soddisfazioni al pubblico, a chi ci segue. Ecco. Ecco, l'abbiamo visto oramai più volte sugli spalti qua del Mecchia. E dal suo punto di vista, allora, questo gruppo va rinforzato, può rimanere così com'è? Ma diciamo che è solo il campo che ci darà le risposte. Adesso abbiamo parlato appunto con la società, vedremo fino a dicembre, ma il gruppo mi sembra sano. Io dico sempre, dopo tanti anni, che è il campo che ci darà delle risposte, perché penso che qui a Porto Gruaro, ecco, il periodo delle chiacchiere sia finito, dobbiamo fare punti, dobbiamo uscirne al più presto. Ecco, questa è la mia volontà e la mia voglia. Penso che i ragazzi capiscono anche loro, ecco, quello che è il momento difficile, e penso che sia un gruppo che possa anche fare bene. Penso che, come si sa, in ogni situazione del genere si crea sempre magari una qualche frattura all'interno dello spogliatoio. Penso che la cosa principale sia appunto ricompattarlo. Ma penso di sì, perché io reputo, specie qui a livello dilettanti, ecco,
che il gruppo sia proprio il vero perno di partenza, ecco, per trovare i risultati, per trovare una certa compattezza anche di spogliatoio. Però voglio dire una cosa, che sono abituato a chiudere la porta, nel senso che quello che c'è stato precedentemente, sì, lo penso, però io devo portare avanti il mio lavoro da oggi, e per cui quello che c'è stato è stato, insomma, cerco di essere al massimo positivo con i ragazzi. Ecco. Ecco, domenica quindi c'è stata una sfida alquanto importante con l'Unio Quinto. Ma per noi saranno tutte importanti, perché la classifica ci dice questo, non è che possiamo guardare qualcuno dall'alto verso il basso, per cui noi stiamo guardandole tutto dal basso verso l'alto. Ma come ripeto, dobbiamo avere l'orgoglio di capire che siamo su una società importante, e non è questa, insomma, la classifica che si merita. Ecco. Una situazione che vi ha costretto, magari anche controvoglia, a decidere per l'esonero di Mister Rauso. Sì, devo dire che nella circostanza è come dall'inizio dell'anno la società si è mossa in modo unitario e convinto. Mi preme ringraziare Pino Rauso, che ha lavorato con professionalità e con impegno. A volte succede che nel calcio, però, che come ho già detto in altre circostanze non è proprio una scienza esatta, si inneschino dei processi un pochino involutivi, e questo purtroppo è successo. Sono arrivate delle sconfitte, si è creata una situazione di spogliatoio in cui è prevalsa una certa prostrazione e fatica nei giocatori, quindi abbiamo ritenuto tutti assieme, pur riconoscendo il valore di Pino Rauso, di dover dare una scossa. Insomma, abbiamo creduto nel cambiamento, e così abbiamo deciso che fosse. Abbiamo scelto un allenatore, oltretutto, che è in grado di valorizzarli i giovani che abbiamo nello spogliatoio e che io penso siano di grande valore. Io sono convinto che potranno dare quello che finora, per vari motivi, non sono riusciti a esprimere. Puntiamo molto sul nuovo allenatore che è stato scelto, perché siamo convinti riuscirà a motivare i ragazzi e lo spogliatoio a dare il massimo di qui in avanti. Bisogna recuperare anche il rapporto con i tifosi. Sì, io capisco la sofferenza dei tifosi, non posso che chiedere che siano più che mai vicini alla squadra. Sono il primo a essere dispiaciuto di come siano andate sin qui le cose, però sono anche convinto che tutti assieme, ricompattandosi società, ma la società lo è già, nel senso che il gruppo direttivo del Portoguaro si è mosso all'unisono in questo periodo, società, giocatori, staff tecnico e tifosi possano tutti assieme gettare il cuore oltre l'ostacolo e preparare futuri luminosi come merita il Portoguaro Calcio. Molto bene, adesso ritorniamo alla consueta scaletta, incominciando ad esaminare il girone C della Serie D, che sostanzialmente non ha regalato nuovi spunti di interesse, con lo scontro al vertice tra Venezia e Campodarsico finito sul risultato ad occhiali. Rocambolesco il pareggio tra Liventina e Luparense, con i biancoverdi di mister Mauro Tossani, che dopo aver capovolto l'iniziale svantaggio si sono visti raggiungere proprio quando sembrava che la vittoria fosse ormai in cassaforte. Nonostante il pareggio, hanno ulteriormente consolidato la loro posizione ai margini della zona playoff. Tiene alto il calcio friulano solamente il Tamai, che ha conquistato la zona playoff e sembra aver definitivamente ingranato anche l'Unione Triestina, uscita fuori dalle acque torbide della bassa classifica, mentre il resto del gruppo delle friulane naviga con l'acqua alla gola in piena zona retrocessione. In eccellenza, il San Donà tira un sospiro di sollievo dopo la vittoria nello scontro in zona salvezza con la Godigese. Gli uomini di mister Stefano Andretta sono da questa settimana, per la prima volta nell'arco del campionato, fuori dai play-out e guardano alla prossima sfida con l'Union San Giorgio Sedico come ad un appuntamento che, in caso di vittoria, ne potrebbe rilanciare le ambizioni di classifica, lasciandosi alle spalle tutti quei problemi che hanno condizionato sino a qui il rendimento stagionale.
E veniamo a quel che ci riguarda più da vicino, ossia il campionato di promozione. Abbiamo già parlato delle vicende del Porto Gruaro, adesso via libera a quelle della Fossa Altese, che in questa settimana si è dovuta leccare le ferite dopo la sconfitta di misura per 1-0 incassata sul campo dell'Union Vipo. Domenica arriva il Conegliano, una delle compagine più deluse di questa prima parte del campionato, diretta conseguenza di una classifica che per i gialloblu si sta facendo oltremodo complicata. È stata una partita molto equilibrata, è una classica partita che un episodio risolve o da una parte o quell'altra. Siamo stati un po' sfortunati sull'occasione del gol, purtroppo il calcio è questo. Diciamo che il pareggio era sicuramente il risultato più giusto, purtroppo torniamo a casa senza aver fatto punti, però insomma la prestazione è stata positiva, siamo fiduciosi insomma. E sul calendario ci mette davanti due o tre partite molto impegnative. E sono le partite che ci diranno se possiamo fare un certo tipo di campionato in alto oppure a metà classifica, insomma dipende solo sicuramente da noi, da come le affronteremo e dai risultati che riusciremo ad ottenere in queste partite. E appunto domenica arriva il Conegliano, magari una squadra che alla vigilia del campionato era data come una delle più attrezzate, che invece adesso sta naspando nei bassi fondi. Sì, sicuramente. Sulla carta è una delle squadre di vertice, basta vedere i giocatori che hanno nel reparto offensivo, sono giocatori di un'alta categoria. Qualche problemino l'hanno trovato, se hanno fatto tantissimi punti, però insomma la qualità sicuramente c'è. Poi sulla carta tante squadre sono fatte per vincere, dopo ne vince una sola e il campo è quello che decide. Domenica che partita vi aspettate allora? Sicuramente domenica sarà una partita molto combattuta, due ottime squadre, penso che sarà molto equilibrata e come quella che abbiamo appena affrontato, dovremo essere bravi a portare gli episodi da nostra parte e cercare di portare a casa la vittoria. Adesso ampio spazio alla prima categoria, dove l'attenzione del Veneto Orientale è per il derby di domenica tra Lugugnana e Iulia Sagittaria. Una partita con tanto sale dovuto agli ex tra le file dei Granata portoguaresi, due squadre comunque reduci da una domenica non propriamente positiva. La Iulia ha deluso nel match casalingo con il Marcon, il Lugugnana si è inchinato con la campolista Gorghense. Allora prima riviviamo quel che è successo domenica a Concordia attraverso le interviste con i due tecnici. Nel primo tempo non abbiamo giocato come sicuramente abbiamo fatto giù a Paese, quindi l'atteggiamento probabilmente non è stato dei migliori. Secondo tempo sicuramente siamo partiti meglio, abbiamo avuto le occasioni per andare in vantaggio un paio di volte, siamo riusciti ad andare in vantaggio e poi ci siamo fatti male secondo me da soli, perché bisogna un po' sapere anche gestire le situazioni, perché io capisco la voglia di portare a casa il risultato, ma ci vuole anche un po' più di lucidità, di attenzione in certe situazioni, perché sapevamo che soffrivamo un po' la fisicità e se li mettiamo nella condizione di guardare porta e mettere palla potevamo un attimino soffrire, infatti così è successo. L'unico rammarico è quel rigore che probabilmente c'era su Osei. Ma è meglio che non faccia, cioè nel senso chiaramente non, cioè, poteva cambiare sicuramente il risultato perché saremmo andati di nuovo in vantaggio. Però diciamo che la prestazione non è legata solo al discorso del rigore, cioè, io non riesco a capire come non abbia fatto vedere, però accetto diciamo, la decisione dell'arbitro a malincuore, perché sono convinto, anche perché mi sembra di aver sentito loro che in qualche occasione insomma, il fallo c'era insomma, quindi. Ma io credo che La cosa sostanziale è che sia stata una buona partita fatta da entrambe le squadre. Sicuramente probabilmente avremmo magari ai punti meritato qualcosa di più noi, però credo che la Sagittaria Iulia sia la squadra che merita la posizione di classifica che ha per quello che ha saputo far vedere anche oggi. Noi avevamo qualche problema numerico con diversi infortunati e credo che i miei ragazzi oggi abbiano veramente dato tutto quello che avevano per riuscire a provare a vincere la partita. Poi le partite vanno anche ovviamente in base agli eventi che di volta in volta accadono. Oggi siamo stati un po' sfortunati, però probabilmente cercando continuamente questo tipo di gioco, alla fine io credo che la fortuna possa anche venirci incontro.
Dopo aver visto il clima a Concordia, adesso andiamo sulla sponda avversa, Lugnana, dove abbiamo incontrato mister Renzo Miolli, un altro degli ex della partita. Mister Renzo Miolli, c'era un esame importante che vi attendeva contro la capolista Gorghense, è andata male, ma siete usciti a testa alta. Sì, diciamo che la partita sembrava una partita difficile, visto la classifica che aveva la Gorghense, però insomma dopo averla affrontata posso dire che non siamo stati inferiori alla Gorghense, anzi forse se era una squadra che meritava un risultato positivo siamo stati noi. Purtroppo abbiamo fatto due ingenuità difensive che ci hanno costato la partita, però abbiamo giocato praticamente per penso 60-70 minuti nella metà campo della Gorghense, al di là che dopo loro hanno avuto anche un'espulsione, perciò erano rimasti in 10. Diciamo che siamo stati un po' sfortunati nelle conclusioni, però una squadra che meritava di vincere era Lugnana e io sono stato molto soddisfatto della prestazione dei ragazzi. Siete sempre in zona playoff o comunque a ridosso, è l'obiettivo della società, lo ricordiamo, però è ovvio insomma che ci sono anche molte altre squadre attrezzate, quindi immagino che in sede di mercato di riparazione qualcosa si debba dover fare. Ma diciamo che dobbiamo tenere presente che è una società che è salita di categoria l'anno scorso. I presupposti per fare un buon campionato ci sono, perché dopo un mese e mezzo che sono arrivato mi sono accorto che c'è un gruppo abbastanza buono, un gruppo di giocatori che mi seguono e che penso possano anche migliorare. Parlare adesso di playoff mi sembra un attimino azzardato. Noi ci proveremo, perché senz'altro noi ci proveremo. Cerchiamo di stare dentro in questo campionato nella maniera più giusta possibile, senza metterci o prefissare degli obiettivi. E partita per partita, poi quando arriveremo a febbraio-marzo, vediamo dove siamo e dopo possiamo anche pensare a qualcosa di diverso. Per quanto riguarda il mercato, io personalmente del gruppo che ho sono soddisfatto, sono contento. È chiaro che se dobbiamo puntare dobbiamo cercare anche qualche altra alternativa. Io alla società, quando ho preso l'incarico, non ho chiesto assolutamente niente. Se poi la società sarà disponibile a fare qualcosa, ben venga quello che vuole fare la società. Domenica arriva la Julia. Sì, una partita come le altre, tutte le partite sono da giocare. Cioè, se adesso ci fasciamo la testa, perché all'inizio dell'anno si parlava della Julia, si parlava della salute, sembravano dei squadroni imbattibili, ma se vediamo i risultati che ci sono alla domenica, vediamo che anche loro, nonostante abbiano degli organici di tutto rispetto, che magari potrebbero anche fare delle categorie maggiori, però vedo che trovano delle difficoltà. Io penso che tutte le partite siano molto equilibrate. Chiaro che noi, avendo un gruppo di ragazzi che tanti hanno giocato a Concordia, io personalmente poi ho allenato anche il Concordia, è chiaro che lo sentiamo come un derby. Io in settimana cerco di far stare tranquilli i ragazzi, far capire che è una partita come le altre, bisogna affrontarla senza patemi d'animo, ma cercare di dare il massimo per ottenere il risultato. È chiaro che avremo molto rispetto della Julia, ma penso che anche la Julia debba avere molto rispetto dell'Ugnana. Restiamo in prima categoria, dove la salute ha ripreso a correre. I ragazzi di mister Tonino Conversano domenica scorsa, con il 3-0 rifilato alla Rita Breda, si sono definitivamente lasciati alle spalle lo scivolone e casalingo del turno precedente con il team biancorossi. Come al solito le nostre telecamere sono state in riva a Livenza alla ripresa degli allenamenti. Diciamo di sì, adesso speriamo di dar continuità ai risultati e andare avanti così. Ecco, soprattutto il problema vostro magari è appunto trovare questa continuità dei risultati che fino a questo momento non avete avuto più di tanto. Sì, diciamo che ci è mancata un po' sta roba qua e adesso abbiamo avuto anche un po' di infortuni, un po' di
poi defezioni sì, sulla formazione, e adesso speriamo di trovare tutta la rosa e andare avanti vincendo. Sì. Ecco, domenica è stata una partita che avete affrontato col piglio giusto sin dalle primissime battute. Sì, diciamo di sì, diciamo che ci ha aiutato anche i due gol in due minuti, ci hanno dato quella tranquillità per andare avanti nel seguito della partita tranquillamente. Sì. Fabio Iannotta, quanto è stato importante reagire immediatamente al passo falso di domenica scorsa? Beh, importantissimo, perché fare due sconfitte sarebbe stata una bella botta. Abbiamo reagito veramente bene, anche perché secondo me si è vista proprio la squadra in tutte le parti. Abbiamo fatto un 1-2 impressionante e quindi è stato importante così. Diciamo una grande prestazione al di là del risultato. Sì, una grande prestazione di squadra, che è quello che ci serve, che è quello su cui dobbiamo credere, quello su cui dobbiamo lavorare, perché abbiamo ancora da lavorare. L'importante adesso non rilassarsi, perché manca ancora parecchio al giro di boa. Ecco, dicevamo prima con Cima, è importante che questa squadra trovi una certa continuità di risultati soprattutto. Sì, quello è il filotto, si sa che porta lontano. Sappiamo su cosa lavorare. Stiamo cercando di fare proprio tutto per la continuità, per dare continuità ai risultati. Se riusciamo a trovare quella via lì, dopo, come voleva si dimostrare, ci sono altre squadre là davanti che fanno loro, insomma. Domenica c'è il Paese, squadra appunto comunque sempre da prendere con le pinze. Ah beh sì, assolutamente sì, ogni partita sarà una battaglia, perché con le squadre di bassa classifica giocheranno alla morte contro le prime, e comunque con le prime sono bei scontri, per cui come abbiamo perso qui in casa contro una squadra che pensavamo di poterla battere tranquillamente, sarà dura anche domenica sicuramente. Dalle rive dell'Ivenza passiamo a quelle dell'Adriatico, andiamo a Caorle. I rossoblù, costretti all'inferiorità numerica per grappante della gara di domenica, sono stati fermati sul 2-2 dal team biancorossi, perdendo in tal modo la vetta della classifica. Di Marco Pescara la rete, che ha fissato il punteggio sulla parità. Eccolo ai nostri microfoni. Marco Pescara, goleador di domenica scorsa, che ha dato il pareggio del Caorle, un prezioso punto sul campo di una squadra che si è dimostrata ancora una volta in buono stato di condizione. Sì, sicuramente alla fine è stato un risultato che ci ha convinto, perché comunque il secondo tempo eravamo in 10, quindi per noi non era facile. Siamo andati anche sotto e siamo stati bravi a rimontare, quindi siamo soddisfatti di questo punto. Eravamo sicuri di trovare una squadra forte, attrezzata, anche perché la domenica prima aveva fatto un grosso risultato, e quindi comunque noi siamo andati determinati, ma abbiamo avuto filo da torcere, insomma. E domenica c'è un altro esame di quelli importanti che vi darà appunto la vostra reale dimensione. Arriva la capolista qui al Chiggiato, e dunque immagino che già abbiate affilato le armi. Beh sì, siamo come si suol dire carichi per la partita di domenica, perché comunque sfidiamo la capolista, e quindi le motivazioni sono sempre grandi e c'è sempre grande voglia di vincere e dimostrare di essere più forti. Sicuramente oggi è martedì e inizieremo a preparare la partita, e vedremo di arrivare domenica con le armi ben affilate. Chiudiamo con la prima categoria, ricominciamo ad occuparci della seconda, dove il campionato ormai ha assunto una fisionomia ben definita, che sostanzialmente conferma in pieno quelle che erano le attese della vigilia, con Fossalta Piave e Bibione a fare da lepri, inseguite da Vigor e Pramaggiore. Per l'ultimo posto utile per i play-off regna invece grande equilibrio, e con molta probabilità l'incertezza è destinata a durare sino all'ultima giornata. In coda sembra già da considerarsi disperata la situazione di Ceggia e San Giorgese. I ciliensi sono la sorpresa in negativo del torneo, mentre per i liventini, ripescati all'ultimo momento, organico alla mano, poteva essere anche messo in preventivo un calvario del genere. Sono oltre le aspettative invece le difficoltà attraversate dal Sanstino e dalla matricola Teglio Veneto, che non riescono a trovare quella continuità di rendimento utile per emergere in modo definitivo dalla zona play-out. La terza categoria invece vede recitare un ruolo del tutto comprimario dalle rappresentanti del territorio portoguarese.
Il Villanova ha vinto facile con il futuro Jesolo, penultimo in classifica, ma pare non avere quel bagaglio tecnico per ambire ad un posto nei play-off, anche se al momento attuale la classifica lo vede agganciato all'ultimo posto utile. A dispetto delle ambizioni della vigilia, sta stentando alquanto la Giussaghese, già staccata di troppi punti dalle posizioni di vertice. La Lornese continua a non convincere e resta desolatamente ultima in classifica. Domenica scorsa ha lasciato via libera anche alla capolista Mille Pertiche, che davvero assieme a Burano e Ponte Crepaglio in questo inizio di torneo sembra avere una marcia in più. Intanto vi diciamo che in Veneto, in occasione della festa di Ogni Santi, sono molti i club che si sono accordati per l'anticipo al sabato. Tra le squadre che noi seguiamo anticipano in seconda categoria Sindacale e Telio Veneto, orario d'inizio sempre alle ore 14:30. Veniamo adesso alla pagina del calcio femminile. In Serie D il Portoguaro è uscito con un pareggio dal campo del Barcon, un risultato che non soddisfa in pieno l'entourage dei Granata, ma sentiamo il vice allenatore Dario Serre e l'esterno difensivo Serena Battiston. Serena Battiston, esterno difensivo del Portoguaro calcio femminile. E allora, una stagione che è iniziata con un pareggio, una sconfitta e una vittoria, era quanto vi aspettavate voi del gruppo? Allora, noi pensavamo, cioè, eravamo partiti con vincere il campionato e abbiamo tutte le aspettative per farlo, anche se magari abbiamo avuto questa sconfitta, però siamo arrivati a un risultato e comunque, nonostante tutto, abbiamo dato il massimo, quindi ce la portiamo a casa molto bene e speriamo appunto in un miglioramento. Ecco, domenica avete impattato con il Barcon, potevate fare meglio a vostro giudizio? Sì, magari sì, anche perché mancava una titolare attaccante che comunque era molto importante nella nostra formazione, però nonostante tutto abbiamo cercato appunto di riuscire a portare a casa la vittoria, anche se abbiamo pareggiato, però sì, siamo stati contenti comunque del risultato nonostante tutto, siccome abbiamo già giocato in Coppa con loro e quindi comunque ci sono riuscite già a conoscere e a formulare come giocavamo e tutto. Comunque una difesa che in queste prime giornate del campionato ha sicuramente avuto un rendimento ottimale. Sì, sì, certo. Abbiamo, nonostante anche ci conosciamo dall'anno scorso, però anche una ragazza, ad esempio il centrale difensore da quest'anno, abbiamo riuscito a relazionarci bene nel gruppo e a integrare tutte le ragazze nuove e abbiamo fatto una buona difesa, come l'attacco e il centrocampo. Domenica il campionato si ferma, c'è il turno di Coppa Regione. Quanto voi ci tenete al passaggio del turno, visto che vincendo potrebbe già arrivare? Ci teniamo chiaramente moltissimo, infatti speriamo di vincerla anche questa partita come la scorsa e speriamo ad un risultato buono. È stata una partita difficile perché loro ci conoscevano dalla partita di Coppa, quindi hanno preso le contromisure giuste per controllare la profondità dei nostri attaccanti. Noi non siamo riusciti a. Noi avevamo impostato la squadra per cercare la profondità. Loro hanno ben pensato di impedirci questo. E sono partite ostiche perché il campo è piccolo. Quindi il gioco diventa molto spezzettato e sono partite che o le sblocchi subito, le chiudi subito oppure te le porti avanti fino alla fine e fai difficoltà. Poi loro sono andati in vantaggio e noi siamo riusciti a pareggiarle, ma è stata dura. Chiudiamo qua anche per questa settimana, vi ricordo che per contattarci potete inviarci una mail all'indirizzo in sovrimpressione. Grazie ancora per l'attenzione, noi ci ritroviamo venerdì prossimo al solito alle ore 18:30 e alle 20:30 e al sabato nella replica notturna delle 2:30 e quella pomeridiana delle 14:30. Chi
Heroes, produzione abbigliamento in pelle per le migliori grip, Armani collezione uomo, Moncler, Kenzo, Duvetica e molti altri. Kiros è il principale sostenitore della Fossaltese Calcio. Kiros, via del lavoro 4, Fossalta di Porto Gruaro. Il tuo veicolo industriale lo puoi trovare da GP Auto a Villotta di Chioms. GP Auto è l'azienda dinamica e giovane dove puoi trovare veicoli industriali di ogni genere, auto d'epoca e d'occasione. Per il tuo veicolo, prima passa da GP Auto, uscita A28 a Villotta di Chioms, Pordenone. GP Auto, telefono 0434 630 560. Prima passa da GP Auto. CMC Venezia, personalizzazione e abbigliamento sportivo, abbigliamento promozionale, trofei per premiazioni, in via Alessandro Volta a Torre di Mosto, telefono 0421 312508, abbigliamento sportivo personalizzato CMC Venezia, sponsor SmackDown Le Basket. Vito Corvetta presenta Concord Auto a Concordia Sagittaria. Carrozzeria, servizio e riparazioni cristalli, noleggio auto e pulmini. Concord Auto, per qualsiasi problema contattaci. Concord Auto è in via Fratelli Cervi 27 a Concordia Sagittaria, telefono 0421 70 36 63. Assinvest, da sempre al vostro fianco. Assinvest, consulenze aziendali, promotori finanziari e previdenziali, addetti al settore assicurazioni, consulenze rischi a persone, servizio e consulenze sinistri. Assinvest, agente generale Leonardo Moretto. Assinvest è presente nel territorio portoguarese e limitrofo da quasi 40 anni. Diciamo che la nostra attività principale è quella nel segmento assicurativo e poi si è allargato anche all'attività finanziaria. Assinvest, in via Vivaldi 3 a Porto Gruaro, telefono 0421 27 32 58.